In un compressore l'aria occupa un volume V0. Scusate, bastano. Il compressore in inverno si trova alla temperatura di 12 gradi, quindi mettiamo, vabbè, T1 uguale 12 gradi Celsius. Poi è mantenuta la pressione di 8,5 atmosfere, quindi più 1 uguale 8,5 atmosfere ATM. Mentre d'estate si trova la temperatura, mettiamo T2, uguale di 35 gradi Celsius. Ci chiede calcolare l'aumento percentuale di pressione tra l'inverno e l'estate, quindi il delta P percentuale. Vabbè, poi c'è un secondo quesito, vediamo dopo. L'unica cosa, in inverno si trova la temperatura di 12 gradi. Io qui toglierei V0 perché per noi, vi ricordate, nella formula anche V0 significava 0 gradi, no? Siccome qua ci dice, quindi mettiamo V1, va bene? Cioè non ci dice quant'è, chiaro? Cioè dice c'è un certo volume, però ripeto, per coerenza rispetto alle leggi che abbiamo enunciato più volte, no? Quelle con le varie formule, V0 per noi significa il volume a 0 gradi e non come ci sta dicendo. Beh, allora vediamo un attimino. C'è una variazione di pressione, quindi comunque che tipo di trasformazione sarà? Una isocora, perché nel compressore il volume quello è, può aumentare e diminuire la pressione se viene appunto riscaldato. Ma non è che quell'aria compressa che sta là dentro aumenta o diminuisce di volume. Va bene? Togli qualcosa. Quindi che cosa possiamo fare? Beh, io direi di trovarci il P2, chiaramente dopo aver portato tutto in gradi Kelvin, sempre per riuscire a usare la formula, quindi per le isocore, quindi P2 su T2 uguale P1 su T1, perché avremo, vedete, un po' tutto, quindi ci potremo calcolare il P2. Va bene? Quindi portiamo questi in Kelvin, quindi 273 più 12, quindi fa 5, 8, 2, 285. Ci ha detto c'è un volume iniziale. Proprio perché è un'isocora, come abbiamo detto, cioè effettivamente nelle leggi che appunto stiamo usando non appare, però ho voluto modificare, perché il libro scrive proprio V0, l'ho voluto modificare perché sennò comunque anche se non rientra nei calcoli, però sembrerebbe che ci ha dato il volume a 0 gradi, invece non è così. Allora, un'atmosfera, qua abbiamo dato in atmosfere. Scusate, cambio pagina. 1,013 per 10 alla quinta Pascal sono un'atmosfera. Sapete perché viene portato in atmosfera? Perché questa è esattamente la pressione atmosferica a livello del mare a temperatura media di 20 gradi Celsius. Ed ecco perché si usa le atmosfere per dire, poi vi ricordate, dicemmo ogni 10 metri di profondità nel mare aumenta di un'atmosfera, però in realtà se volessimo portare in Pascal è questo il coso. Va bene? Quindi il problema ci dà 8,5 atmosfere, cioè, però mi chiedeva quanto è un'atmosfera rispetto giustamente all'unità base che abbiamo visto. Scusate. Va bene, quindi portiamo anche quest'altro in, quindi 273 più 35 fa 803, quindi 308 Kelvin. Va bene? Almeno P2 abbiamo detto T2 per P1 fratto T1. Quindi abbiamo 308 che sono Kelvin per P1 che sono 8,5 atmosfera. Beh, metto solo attiche, ma non ci entra lì. Fratto T1 che abbiamo detto 285 Kelvin. Allora, al solito semplifichiamo i gradi Kelvin. P2 uguale, scusami. Vabbè, 9,19
questa è una pressione atmosferica. Va bene? Ci chiedeva il delta P, ovviamente sarà 9, percentuale 9,19 meno 8,5. Vabbè, mo per adesso lasciamo pure così, atmosfere. Ricordate il delta P percentuale, da come è calcolato? Da delta P diviso la pressione iniziale, quindi nel nostro caso è P1 per 100. Quindi sarà sto 0,69 atmosfere diviso P1 che era 8,5 atmosfere per 100. Avete già fatto il calcolo? Fate un attimino, 0,69 diviso 8,5, quello che vi esce per 100. Quanto esce allora? Avete approssimato 8%? 7,4%. Esce 8? Vabbè, 8%. Non è che tu hai fatto qualche approssimazione prima. Vabbè, dai, ma non è quello comunque. Vediamo il secondo quesito che ci chiedeva. Dice: quale volume di aria dovrebbe fuoriuscire per mantenere la pressione costante a 8,5 atmosfere all'interno del compressore a parità di variazione di temperatura? Praticamente ci sta dando tutt'altro problema, ragazzi. Vedete perché che ci ha chiesto? Dice: che volume, no, di aria dovrebbe fuoriuscire se volessimo invece mantenere costante la pressione di 8,5 atmosfere? È diventato un altro problema, cioè una isobara. Va bene? Quindi ci chiede che cosa? Di calcolare il delta V, non vi pare? Va bene, quindi il problema di fatto è diventato un'isobara. Perché ci ha detto che volume dovremmo far uscire per mantenere la pressione costante. Ok? Quindi cioè, ci manteniamo gli stessi dati, però dobbiamo considerare che la pressione è rimasta la stessa. Quindi che dobbiamo fare, ragazzi? Allora, dovremmo vedere delta V sarà, vabbè, delta V, scusate, dovremmo dire V2 su T2 uguale V1 su T1, va bene? Dove però V2 che cosa sarà? Sarà V1 più quel delta V, va bene? E qua mo dobbiamo fare un po' di calcoli perché lui non ce l'aveva dato il volume iniziale. Infatti ci verrà una. Va bene, non è importante. Allora, quindi al posto di V2 andiamo a sostituire V1 più delta V fratto T2 uguale V1 fratto T1. Difatti è diventato un problema algebrico, ragazzi, perché questa poi è un'equazione. Vedete una cosa? Facciamo così: V1 più delta V per T1 uguale T2 per V1. Ok? Svolgiamo qui il calcolo V1 per T1, vabbè, poi sostituiamo T1 perché ce li abbiamo T1 e T2 più delta V per T1 uguale T2 per V1. Vediamo un attimo, raggruppiamo i V1 qui, cioè abbiamo delta V per T1 uguale T2 per V1 meno. Vabbè, lasciamo la stessa T1 per V1, da cui calcoliamoci delta V sarà T2 per V1 meno T1 per V1 fratto T1. A numeratore posso mettere in evidenza V1, ci viene T2 meno T1 fratto T1. Va bene? Lo so che è stato, ma non c'è altro modo per farlo. Vedete, ci verrà il delta V in funzione di quel V1 iniziale che non ci ha dato, quindi non potremo sostituire. Invece qua possiamo sostituire i valori. Riditemeli voi senza che ritorno sopra. T2 quant'era? T2. 0,15. Vabbè, non metto le unità, è chiaro che sono Kelvin. Meno T1 285.
Vabbè, voi lo mette virgola 15 fratto 285,15. Fate un attimo solo questo calcolo perché sarà V1 per quello che ci esce qui. Quindi facciamo un attimo 308,15 meno 285,15 diviso 200, cioè ciò che viene diviso 285,15. Quanto? Quindi per 0,08. Infatti il libro porta 0,082, sicuramente qualche approssimazione. Vabbè, e allora mettiamo, andiamo, 82. Va bene? Quindi che diciamo che il delta V ci è venuto 0,081 volte V1. Se volete potremmo calcolare la percentuale. Come facciamo con il delta V percentuale, anche se lì non lo chiede? È delta V diviso V1 per 100. Quindi sarà 0,081 V1 fratto V1 per 100. Queste e queste se ne vanno, viene 8,1%. Va bene? Perché vedete, devo spostare facendo per 100 di due posizioni. Va bene, ragazzi? Quindi avremo una variazione, cioè a parità adesso di pressione, dice che variazione di volume. Vedete il bello della percentuale che ci dà un'idea di quanto varia. Sarà aumentata dell'8%. Poi è chiaro che nel problema, se ci avesse dato V1, 10 centimetri cubici, sostituiamo e calcolavamo direttamente il valore. Ok?